questa serie di eventi, tutti di grande importanza, che verranno organizzati nel comune di Montevarchi, in quello di San Giovanni, grazie alla collaborazione attiva del Comitato 8 marzo-25 novembre, della nostra Commissione Comunale delle Pari Opportunità, della Consulta delle Pari Opportunità appunto di San Giovanni e dal Comune di San Giovanni. Il primo evento avrà inizio proprio a Montevarchi, il 2 marzo. Abbiamo la fortuna, l'opportunità di presentare al nostro territorio una donna speciale, che ho già avuto il piacere di incontrare e di conoscere personalmente, che è Filomena Lamberti, la quale viene a presentare la mattina all'istituto, all'ISIS Varchi, quindi ai nostri ragazzi, agli studenti, il suo libro, Un'altra vita, dove racconta purtroppo una storia di grandissima sofferenza a causa della violenza inaudita subita dal marito. Questa è una donna appunto che è stata sfregiata per volontà purtroppo del marito con l'acido al volto e ha subito più di 25 interventi, e nonostante questo vi garantisco che è una donna che ha una forza interiore invidiabile, perché quello che ci viene a trasmettere in questo incontro è che, come ho già detto, ho avuto l'opportunità già di conoscere, quindi ha già mandato un messaggio molto forte, è quello che paradossalmente si sente molto più viva adesso, dopo quello che gli è accaduto, rispetto a 38 anni di vita, che invece ha sentito di non di vivere, ma di sopravvivere, dovendo subire violenze e il silenzio e con la preoccupazione appunto per i suoi figli. Da questo tragico evento, dove non ha avuto neanche la giustizia, perché il marito è stato in carcere per 15 mesi, quindi con una pena ridotta rispetto a quella che era stata richiesta, solo perché aveva causato lesioni gravi. Quindi rendiamoci conto quanto un atto del genere ancora non venga, le donne non vengano tutelate. Filomena da lì forse è nata veramente, e ha trovato da questo brutto momento di sofferenza e di dolore, il cui viso purtroppo ne è testimonianza, ma ancora di più il suo animo, la forza per far conoscere la sua storia, dando un messaggio di speranza, di ottimismo, di positività alle nuove generazioni, per far capire l'importanza del valore della donna, l'importanza di combattere una cultura purtroppo ancora troppo forte legata alla violenza sulle donne, ma dove attraverso appunto il suo libro, quindi una storia vera purtroppo molto molto forte, si può capire l'importanza della vita e quindi si può addirittura rialzarsi da una vicenda così tragica e trovare il desiderio di insegnare, di comunicare a tutti noi, in primis ai giovani, e per questo che ci tenevamo insomma far incontrare Filomena con i giovani del nostro liceo e fargli capire l'importanza del rispetto della donna, e anche con un richiamo forte, un appello forte perché si riesca ad approvare quell'omicidio d'identità, affinché insomma chi purtroppo ha subito atti come questi, di violenza di questa gravità, abbia almeno giustizia. Quindi ringrazio particolarmente la nostra Commissione delle Pari Opportunità per il lavoro che ha svolto, perché non è stato semplice riuscire ad avere l'opportunità di avere Filomena da noi, perché la donna appunto sta girando tutta l'Italia per far conoscere la sua storia e mandare, come vi ho detto, un messaggio importante per le nuove generazioni. E quindi tutto il lavoro che è stato fatto dietro ci permetterà sabato di assistere la mattina a questo evento al liceo in presenza degli studenti, il pomeriggio invece a Palazzo del Podestà con la presenza anche delle forze dell'ordine, con l'ASL Toscana e tutte le associazioni che sul territorio da anni si battono dando sostegno alle donne che subiscono violenza. Quindi un ringraziamento particolare alla nostra, alla nostra Commissione Pari Opportunità e a tutti gli altri soggetti che anche quest'anno in maniera coordinata sono riusciti a organizzare molti eventi e veramente di grande interesse sul nostro territorio diciamo, utilizzare al meglio le opportunità che la Giornata Internazionale della Donna ci dà per mandare un messaggio importante, in particolare, come dicevo, alle nuove generazioni.